siamo al bellissimo evento con cui si lancia Sake no Mi, che è praticamente la cultura giapponese del sake che vogliamo far partire e far arrivare anche nel circuito della ristorazione italiana, promosso da Hitoshi Nakata. E l'incontro bellissimo che abbiamo è con, ve lo dirà, Morose Sensei. Vi faccio vedere questo signore splendido, splendido, che praticamente rappresenta il patrimonio. È uno dei patrimoni viventi del Giappone. Esattamente, perché ci stavano spiegando che, allora, anzi, chiediamolo a lui cosa vuol dire essere patrimonio vivente della cultura giapponese. Questa è la domanda. Allora, Sensei, Significa che per il lavoro che io faccio sono una persona molto preziosa per il mio paese. Quindi rappresenta la cultura giapponese nel mondo? Sì. Questa era Sì, non solo in Giappone, non solo all'estero, ma anche in Giappone rappresento la cultura del nostro paese. Bella, bella questa cosa. Volevo chiedere un'ultima domanda. Conoscerà la nostra cultura italiana? Qual è il punto d'incontro che può vedere, se lo vede, tra la cultura italiana e quella giapponese? Sì, dice, il cibo è sicuramente uno dei punti di unione, cioè, abbiamo ingredienti differenti, però abbiamo come quasi gli stessi desideri, ci piacciono le stesse cose, siamo molto vicini dal punto di vista del gusto. Allora ringraziamo ancora tanto il maestro Murose Sensei per essere sulle nostre pagine, sul nostro blog 50 sfumature digitali, speriamo di averla ancora, di incontrarla ancora. And welcome to Italy, enjoy your journey in Italy. Grazie ancora. Grazie Sensei, domo arigato gozaimasu. E ovviamente tanta, auguriamo tanta fortuna a questa iniziativa che parte di Hitoshi Nakata Sake no Mi. So ste Sake no Mi ni tsui mo ano mo chotto ninki ni aru you na watashi no bibo desu. Hai, arigato. Grazie.